Ok. 9 in punto, dai. Partiamo, quando arrivano gli altri si microfono. Questo programma è offerto da Amici di TV Luna, buonasera, buonasera da Di Maro, buonasera da tutti quelli che ci stanno guardando qui, buonasera, buonasera, e naturalmente stasera sarà una bellissima serata perché oltre a parlare di calcio parleremo anche di musica e trasmetteremo in diretta per tutti gli appassionati anche quell'appassionato di Guido Lembo che è qui a Di Maro e possiamo già vedere il palco sul quale si esibirà Guido. Eccolo fra un po' inquadrato, è il palco della dove si svolgono tutte le manifestazioni qui. Eccolo qui, nella piazza di Di Maro, qui proprio avremo sicuramente Guido Lembo e lo ascolteremo. Ma intanto dobbiamo salutare la nostra reginetta qui di Di Maro, la nostra regina Marica Fruscio. Ciao Marica! Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Colgo l'occasione per ringraziare colui, e so chi è, che mi ha regalato un bel mazzo di rose, me le ha fatte arrivare in albergo, ringrazio veramente con tutto il cuore, spero di vederti presto, e faccio gli auguri a Raffaele Esposito, che oggi si sposa, uno dei nostri fotografi ufficiali delle trasmissioni di calcio, insomma. Salutiamo lui e sua moglie, quindi la sua futura moglie Rita. Benissimo. Un bacio. Notizie di mercato piombano e arrivano qui a Di Maro. Arrivano a Di Maro e sembra, secondo un'esclusiva che dà Calcio Napoli 24, ma che dà anche Corriere dello Sport, giornale particolarmente vicino alle notizie importanti, e il Napoli avrebbe scelto Xavi Garcia. Mancherebbe solo l'ok del City per chiudere questa trattativa. Sembra che su questa trattativa abbia lavorato Bigon in gran segreto e Calcio Napoli poi aggiunge, sogna un tandem con Kramer.
vedremo quello che succederà. Beh, Angelo, Kramer per il momento c'è uno stop, perché sembra che il Bayer Leverkusen abbia rinnovato quello che è il suo contratto, quindi prevede Kramer ancora nella rosa del Bayer. Però appunto Javi Garcia è un ottimo giocatore, quindi vicinissimo diciamo al Napoli, anche perché per le sue caratteristiche, quindi buonissimo il suo equilibrio che dà a centrocampo e buonissimo anche il lavoro che fa in difesa, quindi due ruoli in un unico giocatore, quindi sposa la teoria di Benitez, cioè quella di avere un giocatore duttile, quindi utile sia a centrocampo ma anche utile in difesa. E allora un bel bimbo è vicino a me, ragazzi, un bel bimbo è vicino a me, ma dimmi un po', ma il tuo giocatore preferito qual è? Amsic. Non l'hanno sentito bene, qual è? Amsic. Amsic, ma non sentono con il microfono, ripeti? Amsic. Ah, facciamo un applauso a Amsic. Amsic, e allora fai una cosa, lancia tu il primo servizio dedicato proprio a Marek Amsic, sei pronto? Come lo lanceresti il servizio di Marek Amsic, tu? Signore e signori? Forza. Signore e signori? Vi faccio vedere? Signore e signori, vi faccio vedere il signor Marek Amsic. Vediamo, vediamo. Amsic. Che è tornato, positive le sensazioni di tutti sui primi giorni di ritiro a Di Maro del capitano azzurro, che con il gol nell'amichevole contro il Ferrabi Salò sembra essersi gettata alle spalle la non brillante stagione scorsa, stagione fortemente condizionata dall'infortunio rimediato al piede sinistro il 22 novembre contro il Parma al San Paolo. In Trentino tutti coccolano lo slovacco, senza dubbio il più acclamato dai tifosi accorsi ai piedi delle Dolomiti per seguire il summer training della squadra di Benitez, che su Amsic ripone grandi aspettative per il campionato che va a cominciare, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate venerdì dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Possiamo giocare un 4-3-3 o un 1-4-2-3-1 o 1-5-3-2, non è un problema, il modulo è il ruolo e la posizione di Marek non deve essere un problema. La chiave per noi, per lui, capire dove può dare il massimo per la squadra e farlo giocare soprattutto con fiducia. Si vede ogni allenamento che Marek è uno che ha tantissima qualità, che si ritorna al livello dell'inizio del campionato l'anno scorso, sicuro che farà. Quest'anno abbiamo parlato più o meno tra 10-12 reti, questa è la cifra, perché sappiamo che abbiamo alzato molto l'anno scorso, facciamo una facile da aggiungere. Così l'allenatore del Napoli, a distanza di 24 ore, la replica del capitano. Io sono un giocatore che si deve abituare a quello che dice mister e quello che fa la squadra. Allora, stiamo giocando 4-2-3-1 e quello è modulo, e in quello là mi devo esprimere meglio e provare di fare meglio. Toni pacati come nel suo stile quelli dello slovacco, che magari non sarà uno che arringa le folle, però parla sempre chiaro e lo ha fatto anche sulla leadership della squadra. Per me deve essere leader tutta la squadra, sicuramente sono singoli che fanno differenza sul campo, però non sempre solo singoli riescono a portare squadra per fare cose importanti, allora serve tutta la rosa, tutti i giocatori e tutti dobbiamo essere uniti per obiettivi. Non un leader dunque, ma tutti leader, e questo è il segreto secondo Amsic, che proprio a Di Maro con la solita misuratezza ha svelato il suo sogno. Scudetto sarebbe qualcosa di fantastico per la città, per noi. In definitiva, come qualche tifoso sostiene, sarà pure un po' troppo laconico per essere un capitano Amsic, però è uno che non ha bisogno di parole per dimostrare l'attaccamento al gruppo e alla maglia che veste da 8 anni. Preferisce parlare sul rettangolo verde il capitano azzurro, e per i pochi che non se ne fossero ancora accorti, ha già iniziato a farlo. Eh
E rieccoci qui dalla piazza di Di Maro, Ciro Esposito. Io ho voluto dedicare questa piazza simbolicamente al nostro Ciro Esposito, di cui oggi ricorre il trigesimo. E noi siamo vicini alla famiglia. Sappiamo che la mamma, questa splendida donna, riceverà anche una medaglia dal sindaco De Magis. Bene, noi dobbiamo assolvere adesso un veloce collegamento, poi torniamo a parlare con filmati prima del concerto di Ciro Esposito, che seguiremo da qui, poi dopo spegneremo le luci, vedremo il concerto e poi ci ricollegheremo con Napoli per parlare di calcio. Però alla SNAI di San Cipriano d'Aversa, Giovanni Zippo c'è. Buonasera Giovanni. Buonasera. Buonasera a te. Allora, che cosa avete preparato a San Cipriano d'Aversa? Qual è il sistemino per cercare di vincere qualcosa? Che sai? Abbiamo fatto qualcosa per fine anno prossimo, sì. Diciamo gli anteposti, vincente campionato. Allora, è inutile dire che ho messo Napoli vincente Serie A. Napoli vincente lo scudetto. Mamma mia, quanto sì. Vanno a 6? 6 è proprio un furto che stiamo facendo. Un furto. Poi? Poi abbiamo messo per la Liga il Barcellona. Barcellona scudetto. A 2,20. Poi? Sì, poi abbiamo messo il Chelsea per l'Inghilterra. Chelsea. E poi il PSG per la Francia. Per la 1,18. Vabbè. Un po' bassino, però è una sicurezza. Giocando 5 euro, quando si vince? Fra 8 mesi che si pigliano questi soldi. Quando sì, sarà? Questo è un investimento a lungo termine. Con 5 euro abbiamo 221 euro di vincita. Ah, 200? Non è male, non è poco. Vince il Napoli lo scudetto. Sì, vabbè, è già scontato. È la macchia. Vabbè, Barcellona, Chelsea e PSG possono vincere. Va bene. Ricordo i punti SNAI. Vincono mai a San Cipriano d'Aversa? A San Cipriano vincono tanto. Vincono intanto. Benissimo. I punti SNAI sono punti AMS, sicurezza assoluta. Vi pagano se vincete. Non è che dicono tornate domani, non abbiamo i soldi. No, vi pagano, quindi giocate nei punti SNAI. Assoluta. Certo. Giochiamo nei punti SNAI allora e nei punti regolari. Grazie a Giovanni Zippo. Forza Napoli, Giovanni. Buonasera, sempre Forza Napoli. Punto SNAI di San Cipriano d'Aversa. Grazie. E allora, torniamo a parlare di calcio, perché sono arrivati gli svizzeri e non solo. Abbiamo delle immagini, se possiamo mandare queste fotografie. Sono le fotografie, adesso le vediamo, dei giocatori che hanno fatto il primo... Ecco, vediamo Hiller che accoglie Vargas. Poi vi darò una notizia su Vargas. Hiller che accoglie Vargas... Poi c'è Benitez, Fabio Pecchia e Vargas, anche lui. Hiller con Berami. Berami che viene dato in partenza, secondo le voci. Poi ancora c'è Gargano, lo vedete. Hiller e Berami sono arrivati, che corrono, si allenano, i tifosi erano allo stadio. Qui abbiamo Zemail. Zemail, faccia un po' corrucciata, sembra in partenza per altri liti con Vargas. C'è un'indiscrezione che voglio darvi. È venuto poco fa un tifoso da me. C'è questo tifoso che è venuto da me su Vargas, qui in mezzo adesso? C'è un tifoso che è venuto prima a dirmi una cosa di Vargas. Non c'è più qui? Va bene, è venuto un tifoso e mi ha detto: ti faccio una confidenza. Ho avvicinato Vargas e gli ho chiesto se rimaneva qui a Napoli. Bene, Vargas ha detto... Ho la fiducia di Benitez. Questa, secondo me, è una notizia importante, perché conferma che Benitez mette alla prova Vargas. E secondo me fa bene, perché questo giocatore gioca bene in Spagna, gioca bene ai mondiali, e non capisco perché non può giocare bene a Napoli. Forse l'aria? No, Benitez, che ha recuperato Fernandez, ha il dovere, l'obbligo di provare a recuperare anche Vargas. Non so se siete d'accordo qui nella piazza di Di Maro. Nella piazza di Di Maro ci ha raggiunto anche il collega del Mattino, inviato del primo quotidiano del Sud Italia, il Mattino, Pino Taormina. Ciao Pino. Buonasera a tutti. Ecco, Pino Taormina, che notizie abbiamo? Io ho lanciato quello che ha lanciato anche Calcio Napoli 24, che hanno lanciato qualche sito, Javi Garcia. Il Napoli si è affiondato su questo giocatore. Ti risulta?
Sì, non è proprio un nome che esce fuori oggi, è uno di quelli che fa parte del lungo elenco di centrocampisti sul quale il Napoli e Benitez hanno puntato gli occhi. Non c'è soltanto Xavi Garcia, che comunque è sicuramente adesso tra i primissimi della lista di Benitez, ma ce ne sono anche altri, e il Napoli adesso sta valutando quelle che sono le opportunità migliori. Però sicuramente questo centrocampista del Manchester City ha scalato parecchie posizioni, peraltro ha come manager lo stesso manager di Benitez, e quindi un'operazione, di Benitez, un'operazione che può essere sicuramente agevolata da questo genere di rapporto. Ecco, è il giocatore giusto per il Napoli secondo te? Certo, ha esperienza, ha giocato nel Manchester City, ha giocato in Spagna ad altissimi livelli, e quindi un giocatore che può portare anche quel tocco di malizia che in certi momenti della passata stagione è mancata alla squadra azzurra. Qua non ci dobbiamo dimenticare che il Napoli, quando si è trattato di essere competitivo con le big, le ha date un po' a tutti in giro per l'Europa e in giro per l'Italia. Il problema è stato quando si è trovata ad affrontare delle formazioni piccole, lì è venuta meno in termini di intelligenza, in termini anche di cattiveria agonistica. Se arriva un giocatore di questo spessore, il balzo in avanti lo fa fare sicuramente a tutti. Sì, è proprio così. Marica, per te? No, io, vabbè, mi piace come giocatore, però vedo adatto più Mario Suarez. Secondo me Suarez ha delle caratteristiche molto più importanti e che possono servire molto anche al Napoli. Ad esempio, sa calibrare l'energia a centrocampo, fa da filtro proprio dal centrocampo alla difesa, e poi ha un buon senso di posizione. Quindi è un giocatore che potrebbe fare il caso del Napoli. Oltretutto ci potrebbe anche essere una trattativa tra la squadra, appunto tra l'Atletico Madrid, e anche dentro questa trattativa ci potrebbe essere anche Berami, in quanto piace molto a Simeone, e quindi potrebbero anche venirsi incontro con una sorta di accordo, anche cedendo magari Berami, e quindi proponendo, diciamo, una sorta di trattativa anche con l'Atletico Madrid. Ecco, stai parlando però di Mario Suarez. Non Mario Suarez. Esatto, perché Xavi Garcia è del City. No, parlavo di Mario Suarez. Chi conosce Xavi Garcia? Chi lo ha visto mai? Alzi la mano, giocare. Nessuno l'ha visto. Beh, e come al solito ci pensa TV Luna e ci pensa Marco Di Bello, che ci fa vedere qualcosa di Xavi Garcia. Tenete presente che il Manchester non ama mettere i gol di Xavi Garcia, quindi la ricerca che è stata fatta è stata certosina. Vediamo questo giocatore qui su TV Luna. Cinturita, si es como...
Rieccoci, rieccoci qui, ragazzi. Vi è piaciuto o no questo giocatore? C'è l'applauso. C'è l'applauso degli amici di Di Maro. Tifosi Di Maro, facciamo una bella panoramica. Qui siamo naturalmente circondati dai tifosi azzurri, dai bambini che soprattutto ci vengono qui a salutare. Angelo, stavamo parlando io, sì, e Pino, no? E stavamo confabulando su come arriva a Napoli Javi Garcia, no? Avevamo detto che Pino ci ha specificato che viene in prestito. Invece Mario Suarez ha un cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Quindi secondo me, ma insomma, no? Certo, si può fare, certo, tutte e due. Si può fare. Andiamo a vedere chi c'è al telefono. Pronto? Pronto. Eccoci qua, buonasera da Di Maro. Buonasera. Pronto? Dici, dici. Sono Franco di Zumba. Ciao Franco, dici. Io volevo parlare un po' di Reina, se può tornare a Napoli. Chi? Perché secondo me Reina è leader di questa squadra. Lo ritengo un capitolo chiuso. Ah, è chiuso. Va bene? Grazie, grazie di questa tua telefonata. Reina, confermi Pino? Beh, da diversi giorni che lo diciamo, Reina non dovrebbe tornare al Napoli, anzi non tornerà al Napoli perché il Napoli si affida a Rafael, dovrà fare il titolare Rafael, se venisse Reina sarebbe Reina il titolare e non sono questi i programmi del Napoli e quindi dovrebbe essere un capitolo chiuso, siamo sempre il condizionale perché le vie del mercato sono sempre infinite. Ma ciao intanto... Angelo, qualche messaggio? Oh, vabbè, niente. Qualche messaggio? Sono Nino da Napoli. De Laurentiis in 9 anni ha vinto 2 Coppe Italia, sono portati in alto e ancora lo siamo a criticare. Per lui dice abbiamo il migliore presidente, prima o poi si vince lo scudetto. Marica, sei bellissima, forza Napoli, forza Nino D'Angelo, un saluto vaccino a lui che è su per noi e noi ci associamo. Buonasera, con l'addio di Conte noi e la Roma ci sentiamo quasi sicuri di vincere lo scudetto. Bisogna motivare i giocatori del Napoli, più sicurezza. Ci vuole più sicurezza. Forza Napoli, ancora. Buonasera Angelo, come stai? Volevo chiederti secondo te cosa serve attualmente al Napoli per conquistare il sospirato scudetto. Complimenti per la trasmissione. Salvatore da Sorrento, salutiamo Sorrento. Ci vogliono un paio di innesti e qualcuno in panchina e poi siamo competitivi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto. Eccoci, buonasera. Pronto? Sì, sì, prego, 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 buonasera. Ciao Angelo. Ciao. Ciao Angelo. Ciao, ti sento. Complimenti per la trasmissione. Allora, che vuoi dire qui a Di Maro? No, è caduta la linea. Pronto? Vuoi che ci vuoi dire? Pronto? Ah, sì, già. Volevo dire solo una cosa. Sì. Il presidente, stiamo andando un po'. Sono andato un buon rallentamento per questa campagna acquisto, no? No, no, lasciamoli lavorare, stanno lavorando seriamente, ragazzi. Stai tranquillo. Grazie, grazie. Ciao a tutti, siete grandi. Ultima notizia, avvistato a Ravello in costiera con il suo procuratore. Ma, sempre forza Napoli. Ma. Chi hanno avvistato? Dice questo tifoso, avvistato in costiera Javi Garcia. Ma. Caro Angelo, che mi dici di Mario Suarez? Chiederemo cortesemente alle forze dell'ordine di lasciarci un attimo in tranquillità. Francesco lo saluto. Luigi da Pomigliano, Javi Garcia non è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità. Meglio tenersi Berami, dice questo giocatore. Ha ragione, Berami è un giocatore che un certo tipo di lavoro lo sa fare bene. Il punto è che non fa proprio il lavoro che vuole Benitez e questo è l'unico dilemma. Berami è stato il miglior incontrista della Serie A lo scorso anno. Quello prima di Benitez, dico. Okay. E perché allora Benitez? Perché allora è tra i partenti, secondo te? Ma lo ha spiegato tante volte Benitez, in quelle posizioni del campo e lì in quel muro davanti alla difesa ha bisogno di giocatori con caratteristiche differenti a quelli di Berami. Non è che ogni giocatore va bene per tutti gli allenatori, certo, certo. Altrimenti sarebbe facile. Benitez cerca 2 altri giocatori per poter completare in modo funzionale a quello che è il suo gioco, la rosa. 2 entreranno e 5 andranno via, faccio i certo, numeri stasera. Certo. Allora, ancora una telefonata, poi mandiamo un servizio realizzato questa mattina al campo. Pronto?
Pronto Angelo, buonasera alla trasmissione. Ciao, prego, buonasera. Voglio dare tre nomi che a me piacciono molto. Vai. Uno è Darmian del Torino. Sì, Darmian. L'altro è Candreva della Lazio. Candreva. E un altro è Marchisio della Juve, che per me è la Juve non, Allegri non gioca. Perché la Juve vende Marchisio? Io penso che con un Allegri non gioca la Marchisio. Non è un ottimo centrocampista. Va bene, sentiamo che ne dicono la Marica. No, io penso che Marchisio non venga a Napoli, a parte che la Juve penso che non sia intenzionata a cederlo. Per quanto riguarda gli altri giocatori, se non ci sono già nella lista dei probabili acquisti, penso che il Napoli non li insegua. Quindi non vedo la necessità di portare questi giocatori nella rosa azzurra. Che cosa dici tu, Pino? Penso che se il Napoli, al di là dei centrocampisti, dovrà prendere qualcun altro, deve pensare ad un piede sinistro tra gli attaccanti che si muoveranno alle spalle di Higuaín e di Michu, perché Mertens, Caleon, Hamsik sono tutti destro, quindi l'unico acquisto che potrebbe interessare in quel ruolo è un piede sinistro. E allora stamattina al campo di allenamento, cari amici tifosi, voglio che si inquadrano anche da questa parte, Federico, anche gli amici, perché anche dal buio apriamo i diaframmi, facciamo vedere tutto. Salutiamo Napoli, ragazzi, questi sono i tifosi che il Napoli, guardate la panoramica ottima che stanno facendo i nostri amici cameraman, una piazza intera qui per ascoltare Guido Lembo, per parlare con noi del Napoli e per parlare con i tifosi che anche da quella parte salutano Napoli e i napoletani che ci stanno guardando attraverso internet, attraverso Lunaset, attraverso il sito, le applicazioni Lunaset Go, insomma questo è tutto quanto c'è da guardare anche dall'alto per i tifosi del Napoli che vedete si sono appollaiati anche sulle scale. Ecco i bambini che stanno guardando e salutando, questa è la gente che vuole vedere tutto qua, esatto. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera, senti, sono Enzo Lavolla. Enzo Lavolla, dici tutto. Senti, ma comunque Reni è andato via, ma perché non ci fai vedere due o tre paratoni che ha fatto Reni in campionato? Magari per ricordarci le grandi le faccio parate. Vedere le parate di Reina, ma non serve a niente, perché Reina adesso non fa parte del Napoli. Dovremmo forse far vedere le parate di Rafael che ha fatto San Paolo. Grazie di questo tuo intervento, però vi faccio vedere gli autografi che oggi al campo di allenamento sono stati messi da chi? Proprio da Rafael, dal portiere. Vediamo.
Rieccoci. Grazie per essere intervenuto anche qui per una battuta volante, Furio Fedele. Ciao Furio, giornalista del Corriere dello Sport, la mattina lo leggete, sono suoi pezzi da Di Maro. C'è questa notizia di Xavi Garcia che ha lanciato il Corriere.it, che cosa c'è di vero, Furio? Ma sicuramente in quello che è il mercato dei centrocampisti, Xavi Garcia rappresenta in questo momento l'opzione più potabile. Si tratta di un giocatore del Manchester City, il procuratore è Cubillon, lo stesso di Benitez. Il Manchester City l'ha messo sul mercato, si tratta di un giocatore che può valere dai 14 ai 15 milioni di euro, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2017 ed è sicuramente un giocatore importante. Ha un ingaggio abbastanza pesante, però insomma è una trattativa, forse questa in questo momento la trattativa più avanzata del Napoli come centrocampista. Esatto, so che c'è anche una questione forse anche economica, perché c'è l'accordo col giocatore e il club, bisogna trovarlo col club, credo. Sì, adesso sta provando appunto Cubillon a far quadrare un po' i conti, ma sarebbe solo uno dei due centrocampisti, certo, che vuole a disposizione. L'altro potrebbe essere Suarez, secondo te? No, è inaccessibile, 26 milioni, Kramer, il Napoli lo vuole ma non riesce a ottenerlo perché c'è il veto di Rudi Völler, il DS del Bayer Leverkusen. Io punterei ancora su Lucas Leiva, che è un giocatore che piace molto a Benitez, l'ha conosciuto a Liverpool, potrebbe essere lui, anche perché, ripeto, ci sono due opzioni per il centrocampo. Ricordiamo che Furio Fedele è il corrispondente del Corriere dello Sport, cioè corrispondente, è l'inviato del Corriere dello Sport qui a Di Maro, e naturalmente il Corriere dello Sport è un giornale che ci azzecca sempre insomma sulle cose di mercato che riguardano il Napoli. Ricorderete Higuain l'anno scorso. Pino Tarmina. Io dico che qualche novità può arrivare dal Belgio. Dal Belgio? E chi, per esempio? Fai qualche nome, dai! Lo faccio domani. Fai domani. E a proposito di domani, noi domani avrò la fortuna di avere per un po' di tempo Furio, così analizzeremo un po' tutto. No, Poku dello Standard Liegi, potrebbe essere uno di quei giocatori che piacciono a Benitez. Cioè, più offensivo però, molto, no? Offensivo, sa giocare anche sulla fascia di sinistra, potrebbe essere uno che può risolvergli un po' di problemi anche sotto il profilo tattico. Marica, hai ascoltato Furio Fedele del Corriere dello Sport, che cosa dici tu? Ma io penso che Lucas Leiva sì, è un bravo giocatore, però io penso che Mario Suarez piuttosto che Xavi Garcia siano più completi come giocatori. Comunque non hanno avuto neanche infortuni alle spalle, per cui sono freschi. Penso che il Napoli stia seguendo più questa linea adesso. Poi hanno delle caratteristiche completamente diverse, nonostante Lucas Leiva comunque sia un ragazzo giovane, intraprendente, con tanta voglia di fare, soprattutto anche a centrocampo porta anche tanto dinamismo, ma la fase difensiva secondo me la reggono meglio Suarez e Garcia, ci danno più garanzie. Questo poi dovrà stabilire Benitez, Furio, no? Perché abbiamo anche un Iller su cui Benitez crede molto. Sì, Bamsic, ci sono stati anche degli esperimenti, si è visto anche nella partita contro il Caral Pisalò, che a un certo punto Bamsic ha giocato nella seconda parte più spostato sulla linea mediana. C'è anche questa suggestione che Benitez possa passare a un 4-3-3, dove finalmente valorizzerebbe un giocatore che secondo me è molto importante, Jorginho, con Hamsik sulla linea mediana. Questo per permettere anche ad Hamsik di avere una maggiore motricità, di avere una maggiore forza, di non restare forse soffocato tra i due piloni del centrocampo e la punta centrale. Quindi tu pensi che si possa addirittura arrivare a cambiare modulo o comunque provare a giocare anche in un altro modulo, perché fino ad oggi abbiamo visto sempre lo stesso modulo? Sì, magari sarà un cambiamento non repentino. Ovviamente in questo momento giustamente Benitez sta pensando al turno, al playoff di Champions League, che è fondamentale, quindi non è il caso di fare esperimenti. Il Napoli quest'anno rispetto all'anno scorso, diciamo, ha 10 giorni in meno di esperimenti, 10 giorni in meno di mercato, perché o il 20 o il 21, vedremo, a breve ci sarà il turno, il playoff, sì, la partita d'andata del playoff, una settimana dopo ci sarà la partita di ritorno. Ricordiamo che il 28 ci sono i calendari di Serie A, l'8 agosto sapremo con chi giocherà il Napoli, preliminare di Champions League, e insomma andremo avanti.
Angelo, scusa, sì. Prima di passare la telefonata voglio dire che Benitez è stato anche chiaro per quanto riguarda la posizione di Hamsik, cioè Hamsik dietro l'unica punta può avere lo spazio sufficiente per muoversi, per suggerire anche l'azione, ma soprattutto anche per finalizzarla, per cui grande libertà di movimento, questo è quello che vuole dare ad Hamsik Benitez, grande libertà di movimento dietro l'unica punta, in modo che lui spazia da destra a sinistra con grande libertà e possa anche servire la punta. Pino, siamo per andare in concerto, veloce! Questa è l'estate peggiore per pensare agli esperimenti, non ci sono giocatori e gli impegni sono imminenti. Allora, noi torniamo subito dopo il concerto qui dalla piazza Ciro Esposito di Di Maro. Un saluto da tutti, ci vediamo dopo e andiamo a sentire Ciro Lembo, al nostro grande Ciro Lembo. Palco! Grazie Giulio. We'll be right back.
alle zavaglie, che fare con i suona samba, si è suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio, cappello alla che parte sotto un poncio marrone, sotto un poncio anita mia, batte un corazon, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, posso darti solo amore, quando me lo chiederai, chi farà, magari da tagliare la barba per questioni di lui, Anita dice Beppe quando gioca in Brasile, si va a vederlo in Italia, pensaci Peppi, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai, posso darti solo amore, quando me lo chiederai, chi la indagare Buonasera, un saluto a tutti voi. Presidente, buonasera, signora. Vai, no. Siete pronti, Ale? Sta lontana da sto cuore, tutti così laggiù. A te vola sto pensiero, niente voglia, niente spera, che tu pensi solamente a me. Sì, sicuro è chi sta a moda, come so sicuro te, sindaco. Ragazzi, tutti così, di più anche laggiù, di più, di più, di più, di più. Oh, oi vita, oi vita mia, oi cuore. Si sta prima amore, prima e l'ora ti passerai, da soli forza! Chi non salta rosso nero, chi non salta bianco nero, salta giallo rosso e sulle mani. Sulle mani. Scorriva sempre sta contenta. Io non pensi che a te sola. Non pensi era mo consola. Ma tu penso sulla mente a me. Lascia t'anna masso suona, la vecchia agnara, perché la curva, di più, di più, di più, di
di più, tribuna centrale. Oi vita, oi vita mia, oi cuore, chi stupore, si sta prima amore, oi bell'urto, ma salai, ma me. Soli, soli. Presidente. Za 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 za. Sulle mani. Mi senti dentro un pozzo sta. Con mancia fava da drua. Za 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 za. Za 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 za. Mi senti dentro un pozzo sta. Con mancia fava da drua. Za 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 za. Ne gusti mode brice da danza da fattorina. Sotto te vedo un zucchero e la coppa marosina. Hai dato il gancio a mutà, hai dato il gancio a girà. O doce sotto a casa, via bocca per arrivà. Le mani! Curia sapeva che si mava dita. Facita se va faccia mariccia. Ma lui quando più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. Io mo non saccia sì, ma n'ha correggita. Allora tutti insieme, ne gustimo de Brigida, ne gustimo de Brigida. Grazie che abbiamo la vita, sotto di mi do il zucchero, la coppa va mai tanti caccia a mutà, mai tanti caccia a girà, o doce sotto a cazzo, fino a bocca, ma da grasso le mani. Voi siete mamma del basso, siamo pronti, ne gustimo de Brigida, pronti, ne gustimo. Ho dolce sotto a danza, mia bocca per arrivare. Fa l'americano? Pronti? Porte casuda tu non stai parere la coppolella capi si era esale passa scamma gli anni ma tu lega con mano guapa se fa guardare tu fa l'americano americano, americano. Siete a me di tuo papà, tu vuoi vivere la moda, ma se vedi un sensore, tu non senti di sul bar, tu abballo rock and roll, tu giochi a peso mora, hai sotto la vecchia merda, ti devi dare la posizione di mamma, il tuo palo americano, americano, americano. Ma si nati da lì, siete a me non c'è sta niente a fa, ok la purità, tu vuoi fare l'America, sulle mani. Da bocca mi dite va bene si tu lo parla mi americano quando si fa l'amore sotto la luna con madame nel caffè di allo dio tu vuoi fare l'americano americano, americano sentami chi tuo papà tu vuoi libera la moda ma se vedi un disco in soda tu ti senti sul bar. Ballo rock and roll, tu giochi a te se vuoi, ma è sotto vecchio a me, ti chiedi da, forse è il mio amore, tuo palo americano.
rock and roll, tu giochi a baseball, fai soldi per cammare, in te li davo, se ne dico ma il tuo palla americana, americano, americano, anzi da lì, se da me non c'è sale e dama, ok, la pulita, tuo palla americana, tuo palla americana, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll. Com'è bello, com'è bella, com'è bello, com'è bella. Sulle mani! E t'accompagno, picca picca, sulla tua cassina amica, e da volta del quartiere, tanto solo non sapere, ma sapere tutto riesce, e sarà male il panestra, e capisce com'è bella, la città è quello ce n'è, com'è bella, la città è quello ce n'è, com'è bella, la città è quello ce n'è, ma dispiace sulla mente, caro toglie e sta gente, su motivi ogni giorno, vana, vana, che potete, non te la uscire e non te ne lo rispetto come fa la figlia suona guarda che rindoli 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 guarda se rindoli 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 guarda se rindoli volta volta Marcellina si è andata a lontina fredda per se ci vede la mattina quando traffico per me ma per me sono tutto il posto ma perché di noi di vita ma perché sei sempre fa per su tanta mattina va di spietta, va di spietta è su tanta mattina va di spietta, va di spietta è su tanta mattina io che sono musicante e mi sento fortunata canta solo, solo il canta che sta bella serenata ma perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma vedete com'è bella, la città è pulita, tutti insieme, com'è bella, la città è pulita, com'è bella, la città è pulita, com'è bella, com'è bella, la città è pulita, com'è bella, com'è bella, la città è pulita. È bellissima, Presidente, è bellissimo, no? Buonasera. E chi se ne applauso, non ci capite. Facciamo una bella canzone classica napoletana. Tu sei una cosa grande. Abbracciamoci un poco. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, e non bene così, a così grande, vorrei sapere una cosa. Da te, ma che quando mi guarda così, si vuole tutta sienta noi, e non mi dici, e non mi fai capire, ma perché è lì là, una volta sola, si vuole tu. Ragazzi, un applauso! Una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, e non bene così.
cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, e non bella così, così grande. Capillo, riccio riccio, tutti così. Non stavo parlando di te, eh. L'occhio è brigante o solo in faccia. Ogni figliola s'appiccia, si o viene passare, ca sigaretta monta, ca mano d'inda sacca, e se ne va a sbaggiarsi per tutta la città. Tutti! Osa ragina, osa ragina, bello aglio, osa ragina. Osa raggi, tutte ferma la fa innamorare, e belle facce, e belle donne, e sava d'amore, e malandrina, e violatore, si ho guardata la fa innamorare. E la bionda s'avvelena, e la bruna se ne mora, e veleno calamita, tutti, oh, di più. Chi se ferma la calabà. Osa raci, osa raci, bello aglio. Osa raci, tutte ferma la fa innamorare. E belle facce, e belle donne, e sava d'amore, e malandrina, e cantatore, si ho guardato la fa innamorare. Quanta mamma te l'ha fatta, quanta mamma te l'ha fatta, ma facendo un mulino sapevo, vuoi sapere con mamma facendo, vuoi sapere con mamma facendo, ma facendo un mulino sapevo, da basta bocca a bella, da basta bocca a bella, ma facendo un mulino sapevo, mamma tua sa pezzettetta, mamma tua sa pezzettetta, e non parlare chi le tutta brava le sciantine, e la zucca e la cannella, ma da basta bocca a bella. C'è bisogno di zingare a bagno, io non c'è. Comba da parte, mamma, dai, osaccio, metti. Tutti insieme. La 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 la. Pasta bocca bella, pasta pasta bocca bella, facendo un mulino sapevo, tutta quella cavatella, tutta quella cavatella, facendo un mulino sapevo, bella mia tua moneta, bella mia tua moneta, facendo un mulino sapevo, un servetto a 62, un servetto a 62, scienda rosa e cappucciata, la tua pista, l'altra rosa, rosa e l'altra, la facendo non può fare. C'è bisogno di caravando di arrosce. Oh, ma davanti mamma dai, lo saccio meglio. Tutti insieme. La 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 la. Non capisco che volte che succede, e che la casa vera non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata nina, mamma che mi gira, sì signora. Sulle mani, se vuole gira se, se gira con sé. Cadu chiama Ciccio Antone, cadu chiama Bello G, lo mandi nina 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 nina. Però non sento la
curva, le mani, di più, bravo. Tutti, o con le cummare di stampa, si caso non so raro, sono come la mia. E poi abbasso sulla la quarantata, che a te me ne rimasto sotto la porta pressionata. E sotto la porta pressionata. Se la guarda da sé, se la pressiona sé, padre quando morte è stato cagugliuto buono di chi lo fa di tira. E signorine capo di vino, fa la morte marrucchine, marrucchine, ci vuole le nazze e signori. America l'Express dal motore che va che desse si nome la morisse mette in mala hai ed assai mandai per lei che gai la notte le gai, le gai fuori volte i camomir fuori volte, fuori volte la francese che canta cop la francese e cicillo piezze canta da sabon nutte matalate di America per dispiegare la sciappaia e tizza piede leva la russità leva la russità. E mi stenta che mamma leva da passuta. Ah, era sera piazzata da panza mia e la canta. Se non ero contrabbandi, già stavo capusando. E leva da passuta. E mi stenta che mamma leva da passuta. E signorine fuori grotta, presidente, si può dire la parolina? Tenendo come? Brava, che hanno tutta cosa rotta. Ah, 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 ah. Una sola tena sana e se mi sa valutare. Se vuole gira se, se gira vuole se. Cadu chiama Ciccio Antuona, cadu chiama Peppo G. Chi lo fa tenire nina, funiculi, funicula sulle mani. Saltellare, saltellare. E se non mi dai se la sai chiedo, ti sai a tu, ti sai a tu. A tu, l'ufo che è grato che ti spiega, farma un po', farma un po'. A tu, l'ufo che cosa ma si fuia, te la sa sta. Sulla guarda, yamba, yamba, coppa yamba ya, yamba, yamba, coppa yamba ya, funiculi, funicula, funicule, funicula, coppa yamba ya, funicule, funicula. Se ne è caduto e se ne è caduta la capa già, la capa già. Sta sempre qua, sta sempre qua. La capa moda moda attorno attorno, attorno a te, attorno a te. Lo cuore canta sempre una lorda. Sposa poi te, sposa poi te. Yamba, yamba, goppa yamba ya. Tutti forza! Yamba, yamba, goppa yamba ya. Funiculi, funicula. Siete pronti? Oh! Sciocimi una cosa allegra. Chi non salta Juventino è? Siete pronti? Chi non salta Juventino è? Uè. Chi non salta Juventino è? Uè, sì, Juventino tu! Tutti con il presidente! Ale! Chi non salta Juventino è? Uè, una parola, chi non salta Juventino è? Ho
Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto il presidente, ho visto il... Ragazzi, l'applauso al presidente! Oh, di più, di più, di più! Oh! Forza Napoli! Ah, allora, volete cantare? O sindaco non si può tirare. Facciamo cantare il sindaco. Sindaco, proprio una, un pezzettino, una canzone. Qual è la canzone che più conoscete? La qualità? Lo so, non fa niente. Facciamoci cantare soltanto un pezzettino. Ho evitato vita mia. Dai, lontano da sto corpo. Sei proprio un guaiato, stai. A te voglio sto pensiero. Niente voglia, niente spera. Niente voglia, niente spera. Niente a me. Grazie per il sindaco, tutti così. Tutti in piedi, in piedi! Amore, e prima e l'ultima contata. Bravo, un sindaco che se ne scisse che hanno chiana. Oi vita mia, presidente. Oi cuore, di chi sto cuore, si stato, o prima amore, o prima e l'ultimo scarpe. Oh! I ragazzi della curva! Di più, di più, di più! Ma che venite, stiamo usando carne qua! Signora Bella! Oh! Ha cantato, hai visto mo? Non ho sentito bene! Presidente, dopo vi vogliono accantare! Tutte forza Napoli, che sti caso! Presidente, vi vogliono sul palco a cantare! Io vorrei le mamme che hanno i bambini in mano, se vengono qua le facciamo sedere. Dove state? Ecco, lì vedo una bambina in braccio, un'altra lì, se venite. Ci sono queste mamme con i bambini? Il cane no. Presidente, c'è solo
grande di un pozzo del Napoli. Allora adesso, Presidente, io farei cantare, ecco, se la Newton, lo staff tecnico è fuggito, ha paura, ha acchiappata. Italo, vuoi cantare la canzone? Ecco. Allora la facciamo cantare a Italo. Italo è un amico che si chiama Italo, però è una poca... Allora, era un ricchio. Che vuoi cantare, Italo? Vai. Facciamolo, lo facciamo cantare. E qual è la canzone che conosci? Napolitano. Ci facete un applauso a suo signore. Si è vista fatta nata, quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa. E voi sapete perché? Perché in coppa sta terra, femmina come a te, non c'è una stabnomma onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina. Chi stuoi che hai fatto piangere, lacrime infamità. Femmina, se tu per cena vibra, mi indussicata l'anima, non posso più campare. Femmina, sei dolce come il zucchero, però sta faccia d'angelo mi serve a ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso fare il fotografo. Canta! Qualcuno già me l'aveva detto sto fatto. Ragazzi, sulle mani, Italo, bravo! Allora andiamo in Brasile. Femmina, tu sei una mala femmina, chi suo che parte già, la grana infamità. Tutti insieme! L'anima. Non posso più campare, non posso più campare. Tutti insieme per una bella forza. Femmina, si dolce come un zucchero, si dolce come un zucchero. Però sta faccia d'angelo, però sta faccia d'angelo. Tutti insieme, femmina. Voglio bene e t'odio, non te posso ascoltare. Sulle mani! La sì. La 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 la. Sulle mani! La 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 la. La 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 la. Napoli, Napoli, tutta abbracciata, abbracciata.
i maschi con i maschi e pembre che pembre. E che mi fa, cane? Adesso si trovano subito d'accordo, eh? Si amano, si amano. Che si trecca, si amano. Fiore, che vuoi cantare napoletano? Ci penso. Però non sento le mani, eh. E mano, e mano, e mano. Mo non so più concetta, ma sono lì cangì. Padrona prediletta, a vinta poi chiedi. Quando mi riputtai, e chi va voglia? A gente mamanaia, mazzetti in quantità. Allora tutti insieme, chi mi piglia pa' francese? Chi mi piglia pa' francese, chi mi piglia pa' spagnola. Ma sono nato con te, ma non me lo dai. Tre sora piccerella per una presa a me e fanno stradella papi da sti caffè, ma io son camera stella d'ogni caffè scianta sulla laguna rosella. Fiore, guarda qua, Fiore, guarda qua, qua ma a tribuna d'onore consula. Fiore, però chiedono la mossa quando fai sta canzone. Chi ma via va? Una bella di mossa. Più, di più, di più. Chi ma via va? Francesa, chi ma via va? Spagnola, ma sono nato con te, ma non è da compagni voglia. Chi ma via va? Francesa, chi ma via va? Spagnola, ma sono nato con te, ma non è da compagni voglia. Sulle mani! Caro per te, caro guarda fa. Che bella cosa ne hai una di sole, eh? Forza tutti insieme sulle mani. Che bella cosa e ne hai una di sole. L'aria serena addobba la tempesta. Parlare a fresca pare già la festa. Che bella cosa e ne hai una di sole. Insieme parlato sola ci un bello in me o oh, sono mia s'affronta a te o oh, sola o oh, sola mia s'affronta a te s'affronta a te sulle mani quando fa notte o oh, sola se ne scende ma vedo quasi la malinconia sotto la palestra togli me ne sta via quando fa notte o sola se ne scende tutti insieme guarda tu sola loro loro forza più voce di più il finale. Di più, di più, di più. Uan, maramaron. Bravi, 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 bravi. Ehi, saltellare, saltellare. Facendo il secondo non vale che niente ho passato a pensare quando non ci sta nei tram la carrozza è sempre pronta ma dall'anca la sta già caccio e meno che speciale mette da veste più cavilla con una rosa in te capilla sai che mi non guarda a te talantella facendo il secondo talantella facendo il secondo non vale che niente ho come perché saltella. Basta che c'è sto sola, che c'è rimasto male, ma nel mio cuore ancora una canzone va a cantare. Chi ha avuta, 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 tiarata, ratarata, scurtammo
faccio passare, si menava da paesà. Sulle mani, saltellate anche lassù. Tiene l'amico, non sanno che io mi credo mamma multa. Ora tenemmo pazienza, se scurtando come di fuoco, ho soltanto camminato. In un po' che fatta vina, penso male e penso bene, ma stavo curallina, cerca via mamma massa. Tarantella va 7 secondi, non vuole che niente può come perché. Basta che c'è sto sola, che c'è rimasto male. Sono passata, si vedono le sale. C'è sta pure un chirurgo qui. Sì, ma chi è che vuol cantare con me qua? C'è qualcuno che canta? Fernando Pennino, e dove sta? Vieni, vieni a fare questa figura di merda, vieni qua, vieni. Fernà, vieni, vieni, fatelo passare fuori. Canta bene. Valeria pure, eh. Valeria per venire sul tavolo. È arrivato? Ah, perché ti è una pazza. Che vuoi cantare? Che vuoi cantare? Quello che va bene per lei, va bene per lei. Napoletano? Certamente. Quello che vuoi tu? Un pezzo di una canzone che sai. Facitici un applauso. O sole mio. O sole mio abbiamo fatto adesso. Che lo so, torna a sorridere. Torna a sorridere. Però tonalità fattibile. Sì. Tonalità che tonalità diciamo. No, funiculi. Funiculi l'ha fatta lei. Vabbè, torna a sorridere. Chino Daniele lo conosce. Sì, però non lo canto. Napolena. Come? Maruzzella. Napolè, va. E ognuno aspetta sorte.
Ragazzi, applauso a Fernando, Pennino, Pellino, piccola pelle. E Valeria chi è invece? Valeria, vieni qua, vieni. Vai, dai un bacio a tuo figlio. Okay. Ciao, buonasera a tutti. Un applauso a Valeria. E mo? Dice d'ancella sta compagna vostra, che ha ciò perduto suone a fantasia. Che a pensa sempre è tutta vita mia. Io volevo essere, ma non ci ho saccio di. Grazie Valeria. Mamma fa una cosa svelta però. Sulle mani. Sulle mani. I love you baby. Tutti in piedi. In piedi. Sentire.
Ragazzi, l'applauso a dove sta? Tutto a posto. Ne facciamo un'altra così? Signor Ghetti. Benissimo. A voi. Andiamo in cena. Sulle mani, tutti i piedi. E già stiamo in piedi, alla mia. Never can say goodbye. No, 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 no. Never can say goodbye. Everything I had to say. Il posto della UE. And so ready for the door. There's a best in vibration. Please be my ride to the door. It says around and round for you. You know the Lord. Mi raccomando, Gabriele, ragazzi, mi disse che trombettista che tengo stasera, è un sassofonista, pigliano tutte le femmine loro e rimango sempre a prima, però mi fa in fretta un pezzettino, fa contento il presidente, vai. Sta parlando in lugubre. Sulle mani! Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Napoli, quest'amore non è una stella che al mattino se ne va. No, 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 non sarà un'avventura. Quest'amore parte solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia. Fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato, ma sempre di più. Perché non è una promessa, ma
una nuvola sulle mani. Su di noi, nemmeno una nuvola su di noi. L'amore è una favola su di noi. Tenevo il manuale privato, levavo vicino, lontano. Amore, cosa farai? Perché questo amore è soltanto un milione. Ti prego, stai vicino, stai vicino. Quanto importante di te, perché adesso ci siamo su. Non prenderlo un attimo, ci mettiamo su. Su di noi, nemmeno una nuvola su di noi. L'amore è una favola, anche lassù su di noi. Se tu vuoi volare, ah, su di noi, nemmeno una nuvola su di noi. L'amore è una favola su di noi. Se tu vuoi volare, che confusione, che confusione. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce al piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino se mi vuoi bene. Sarà perché ti amo e volavo la stessa. Solo la piazza, solo la piazza. Amui. Basta una sola canzone per far confusione, muore dentro di me. Ci mettiamo le mani. Di più alla spagnola. Qui chi si capisce. E la lingua della scuola ascolti io la mammola, e lì qua mi dolore, dolore solo di talore io, e lì qua mi dolore della polma profumata, dolore solo di talora. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Sulle mani, sulle mani. Foto a fame, rifaccio l'ombra. Qua dove va? E la canto del mano che non mi venga con lei, che mai io sei gitano, io ho sangue del re, che fa, che mai se io sei gitano, io ho sangue del re, nella palma della mano. Porom pom pom, porom porom pom, porom porom pom, porom pom pom, porom porom 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 pom. Ragazzi, si vola, si vola. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Un applauso. Mi dicevo le mani, la faccia di blu. Ma poi d'improvviso veniva dal vento arrapato. È scappato. E incominciavo a volare nel cielo infinito. La cantiamo tutti insieme più forte, più forte. Nel blu dipinto di blu, Tony, felice di stare qua giù. E volavo, volavo felice in alto del sole d'ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Da soli, forza! Ne
blu di P. Felice nel blu. Ti piace a basta e su. Un applauso, Tony. Sì, c'è una cosa, allora. Il presidente, no? Il presidente Laurentiis, che sta in prima fila. Non so, perché la passione che c'è stamattina, lì si vede il calcio a Napoli, c'è stamattina, il suo comune Napoli, la regione, si è stato a posto in la città. Sto fatto, ho giocato uno scudetto a Cattamba. Ci voglio dedicare una cosa al presidente. Presidente, non so, perché tutte le dominazioni che ha avuto la città di Napoli, presidente, saraceni, marocchini, americani, greci, capresi, allora tutta un rap, per esempio. Vai maestro, sulle mani, so, arrivando dall'Oriente, facci scure e chiedo il pan, senza Cristo, senza San, manda d'ore e spada al giro, povenette in spagnolo, ci andiamo da nessuno, miserere, vado e gro, e cagnano tutta sto, e purtai non baravis, quando passa nei francesi, libertà e legalità, tu le modi, c'è già gente. In terra e in campagna, vivo il re, viva la Spagna, sta zitta campagnolo, a nessuno si controlla. Uno, noi e tre, voto tu che già sciame, c'è sta sempre chi si fonte, tutta la vita resta sotto. Uno, noi e tre, voto tu che già sciame, c'è sta sempre chi si fonte, e tutta la vita resta sotto. Sono spaccato i medicani, ci ha parato con la mano, con sciusciano e cioccolato, ci hanno buono a ravogliare. Quando la donna non c'è l'uno, quando l'amore hanno venuto, la creatura è nata nida, e stamattina vogliamo giù. Quando la donna non c'è l'uno, quando l'amore hanno venuto, la creatura è nata nida, e stamattina vogliamo giù. Sulle mani, su! Su! E si lo tocco, tocco, no! E zanno, vesi da vedacca! Lo tocco, tocco, tocco! Uno, due, tre! Presidente, su le mani! Lo tocco, uno, due, tre! Uno, due, uno, tre! E sta a me, e sta a te! E faccio vincere! Oh! Se! Sto a catacchista, a catacchista, a catacca! A catacca! A catacca! Giorno buono, San Madino mi ha citato su, adoro il rock a me, lo serve le canzoni, a quanto tempo che non serve su, sulla mani. Ogni cosa comincia, ogni volta finisce, ma non mi manca niente, tutta la piazza, su, bravi, vai, oh, sulla mani, Napoli, adoro il caffè, lo serve le canzoni, a quando ti pagano se la così, ogni cosa comincia, e volta a fornire, non mi manca niente, San Martino non mi manca niente, la faccia apre lì, se dormo dopo che, non sa fare problemi, non sa fare gli schemi, non sa fare la vita, non lo sa fare fare, e non lo sa fare, chi se l'hanno può, Presidente, chi se l'hanno può, chi se l'hanno può. Presidente, questo è l'anno buono. Adesso la sigla, è vero o no? Poi dobbiamo portare il sindaco di Di Maio, ma butta a capri però, eh. È una promessa. Anche l'anno scorso abbiamo fatto. Però io me la vaga. Voglio fare un grosso applauso a uno al numero uno del. Mi fammi fa, perché ovvero! Poi chi lascia sto presidente! Fatelo lavorare, lasciate stare, capisci un uomo ne sorta, capisci un uomo ne sorta, ci ha salvato, ma che pallone, ma chi sta venuto? È un avro, quando è? O bene, po, perciò, lasciatelo stare, viva De Laurenti! Ciao! Chi se l'hanno buon? Chi se l'hanno buon? Chi se l'hanno buon? Chi se l'hanno buon?
Chi sei fatto mamma mamma mia? La canzone Maradona fa oh mamma mamma mamma, quella è una canzone di Ivan Cattaneo. Io e ta casa pacetta. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma. Sai perché mi... ho visto Maradona, ho visto Maradona. Forse l'hanno copiato tutta l'Italia. Grazie a Guido Lembo. I love you. Thank you very much. Chi lo è? Ringraziamo a Stusanda Aurelio De Laurentiis. Dice De Laurentiis. Presidente, grazie da tutto il cuore, dai quartieri spagnoli di Napoli. Dal cuore di Napoli. Che poi i quartieri spagnoli ci sta benissimo. Poi ci sta più spagnolo. Diaz. Perciò fate lavorare De Laurentiis. Lascito, lasciato sto. Ciao Napoli, I love you, Guido Lembo, numero uno. Agaba. Sulle mani. L'ho fatta. Ma l'ho fatta, te ne capillo, riccio, riccio. È vero che l'ho fatta? Sì, sì. Chi sta... Guardate chi sta come sta qua sotto, di la prima comunione, tutti qui sotto, abbracciatevelo poco, eh? Facciamo una cosa napoletana, italiano o inglese? La facciamo io? Che si arrumba dai scugnizzi, sulle mani! Casa balla tutta pizza, dove andiamo pizza pizza, casa fanno due galizza, stretta mano ma se frizza, chiude sprede, chiude pizza, ora il lorcio mo galisca, perché io cerchè non ho trovo, steva pizza, aiuto fresco, che c'è rimasto sull'olio, poi chi ho vita, balia, ma la scarpa, viva Napoli! Fanno un chiaro spazzati, casa balla tutta pizza, trova in dama pizza un pizza, casa fanno due carizza, stretta mano base e frizza, chiude sprede, chiude pizza, con matata paralizza, tono scina schizza schizza, fino a quando non scarazza che stia a fare scudizza, pupa ruola lì, roba vera, ragazzi, e la luna che ne fuga, codogna, faccia di hiella, furne gamba, Rosardina tutta fresca, orrama. E che la bella mamma do cammano, pave non mo pozza barca. E belle la babare, le ha cantato mediante, se tu vai a cicalire, nata pianta, posa rotta, busciolina americano, tengo grande mamma, scherba, anche a me sono pozzato, ci piglia più da buttare. Cicca gnacchi da buttaglioni, ma che parliamo, o le pesca rapuna, rume di carota, fai gomma, tanta paradiso. Sono scina schizza schizza fino a quando non scappa che si arruba le scuglie. Sto mattando a barani. Sono scina schizza schizza fino a quando non scappa che si arruba le scuglie. Brava, brava. Da si fatta una vesta scullata, nu cappiella che nastre che rosa, stiva miesa a tre quarti. Bravo. E parlava o francese così. Fui l'autriere che t'ha incontrato, fui l'autriere tu lato ogni ora sì. Ragazzi, allora tutti insieme a Isabel Corn. T'ha voluta. Mi sembra di stare all'anno e con però c'è la verità. Ma non c'è mamma chi, mai fate tu. Distrattamente niente. Mandolini. Ma guarda corna. Le
regine quando stiva con mic non mangiava che pane e cerase mi campava me base e che fasse tu cantava e chiagniva con me io Gardilla cantava con tica reginella ovo bene sturre. Allora sulle femmine sembra così da vergini sulle vergini sulle femmine vergini quando è che nessuno canta stanno 4-5 bambine qua ma non riesco batteria ogni tanto ha già scelato chi se ne ma non c'è mamma chi mai pote tu distrattamente pienza me. Un applauso a Fiorenza Calogero. Ma hai sentito sto mandolino che fammi sentire. Ok, basta, Antonia e Gava. Ce la facciamo una svertina? Sulle mani! Se io potessi, sarei sempre in vacanza. Anche io! Se io fossi capace, chiuderei il cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, non è il paradiso, all'inferno delle verità, io vedo con un sorriso. Problemi zero, problemi a non finire, ogni giorno sembra l'ultimo, e l'altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, non è il paradiso, voglio sentire le mani, verità, io vedo con un sorriso. Dici cose fatte, è riuscita a mezza, dove c'è uno strappo, metti mano a terza. Dici cose fatte, è riuscita a mezza, dove c'è uno strappo, metti mano a terza. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato, perché non c'è niente che ho bisogno. Quando viene sera, e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sale pieno e la musica riempie il cielo. È una libidine, è una rivoluzione, è una libidine, è una rivoluzione. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. La curva, ciao mamma. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Mattina d'acqua cristallina anche laggiù sulle mani, finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino, bella come un tondo
grande come il mondo. Ah, sei tutta quanta. Calda di scirocco e fresca come tramontana. Tu come la tutti fortuna insieme. Tu così opportuna. Mentre ti allontani sai come forever. La sua storia, tutte azzurre le bandiere, regine e la sua gloria, canterà questa canzone tutta quanta la città, che darà tanta emozione solo a chi l'ascolterà. Vedi Napoli fuori muori, questa è la sua verità, fuori il mare canta Napoli è il mio amore, Napoli è, Napoli è solo Napoli. Napoli è, Napoli è solo Napoli mio amore. Sulle mani. Camminando per le strade, vedo tutti i suoi colori. Napoli e mille paure, con le sue contraddizioni. Diego Armando Maradona, ma la pena ne torrò. Sono parte di una storia che mai più io rivivrò. Grazie al nostro presidente, sogna tutta la città. Pure il cielo canta, Napoli è il mio amore. Napoli è, Napoli è solo Napoli. È solo Napoli, mio amore, sulle mani la curva. Napoli è, Napoli è solo Napoli, mio amore. Napoli è, Napoli è solo Napoli, mio amore. Sulle mani, sulle mani. I ragazzi della curva B. È solo Napoli. Quel pezzettino di quella... Si è fatto male. Quel pezzettino di quella canzone di... Na bandiera tutta azzurra, carrassoni. Grande Nino D'Angelo, ragazzi, sulle mani. Da soli, forza. Forza! Le mani! Tutti insieme, forza Napoli! Guarda che tribuna centrata là, va? Di più! La cosa va specchia. I will survive, tutti così, ragazzi. At first I was afraid, I was petrified.
Can't figure I could never live without your binding. I never can so many nights with this night, but with it wrong. I go strong, I go never step down, and I never say. Lei è il sindaco. Passate qua, presidente. Ragazzi, l'applauso è più bello. Ma io facciamo cantare tutti e tre, tre, quattro. Oh. Gli alunni del sole. Ragazzi, stanno arrivando gli alunni del sole. Dalla Valle del Sole. La Valle del Sole, gli alunni del sole. Giusto, vale. È piaciuta? È bellissimo, no? Grazie Guido. Quanti anni sono che noi d'anima e cuore qua stiamo insieme ormai? Una vita. Una vita. I faraglioni erano piccolini. Senti, ma tu lo sai che da questi tre signori, anzi per la verità da loro due, dipenderà il nostro futuro qui a Di Maro? Che noi adesso abbiamo una cena per stabilire se loro ci vogliono ancora, noi napoletani. Vogliono, ma ci di bravo. Eh? Ci vogliono, ci pensa vogliono. Che scorno sarebbe per loro rifiutare la presenza di noi napoletani qua e se dovessimo emigrare da un'altra parte, eh? Ma mai si potrebbe, ti sembriamo mai di si potrebbe, ma no, non siete i tipi. Ma no. Ma io questo volevo che voi... Loro devono essere rassicurati da voi. Dopodiché, tu lo sai, i matrimoni in due si fanno. Ah, certo. Si fanno in due. Ma anche in due ci si mettono le corna, no? Ci si mette insieme, ci si lascia, si va d'accordo, ci si vuole bene. Io a lei, Presidente, ho sentito che potevo volerle bene fin da subito. Meno male. No, anche perché insieme noi abbiamo un grande amore, quello per la campagna e per gli animali. Beh, di certo. Lui a me è piaciuto. Fa il veterinario, anzi adesso non lo fai più perché ormai sei diventato un politico. Ma no, quella cosa lì ce l'hai dentro stampata, sempre. Non la perdi più, no. Bene. No. E tu invece Rossini, che sei sempre vicino di più al Bayern Monaco che al Napoli, com'è sto fatto? Yavol. Yavol. No, no.
grande amore per il Napoli in tutti questi anni. Grazie, grazie. Ma soprattutto un grazie straordinario a tutti quanti voi, siete sempre grazie. Più numerosi, ci accompagnate con questa vostra calorosa presenza, siete per noi veramente un simbolo e noi vi amiamo. Oh sindaca! Siete grandi e meravigliosi veramente. Forza Napoli! Chi non salta Juventino, eh! Chi non salta tutti in piedi! Forza! Chi non salta Juventino, eh! Chi non salta Juventino, eh! Juventino, Ragazzi, grazie. 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 Oh, a trovare a casa. No, ma vengo. Sì, sì. Quale? L'ultima. Allora, chiudiamo con Anne Meccore. Anne Meccore. Un bicchiere di vino. Ah, sì, 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 sì. Che cosa? Facciamo anche allora. Meraviglioso. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Ad un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angiolo vestito da passante, mi tirò via dicendomi così. Allora cantiamo tutti insieme. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il male. Tu dici non è niente, ti sembra niente, il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso, viva la vita! Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il male. Tu dici non è niente, ti sembra niente, il sole, la vita, la moglie. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la notte era finita e ti sentivo ancora il sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso, tutti così. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie. Allora facciamo i feed e poi vi lasciamo, stiamo pigliando fritti. Tutti in piedi, in piedi, in piedi, in piedi. Amore mio.
quando fallisce nell'amore, se mi chiede pure a stiere, a due chiacchiere tutti uno sa la vita. Una voce e una chitarra, con una rumbia tarantella, e canzone napolitana faccia ballare, Silvio. La passione e con l'amore, ma mandai a me cuore, e chi scende la sotto mare sa da ascoltare. Perché quando nella sera sa una posa nei pensieri, tutto quanto competava la mia cantata, tutti insieme mi invito, perché c'è tutto, a tutto una bella gente passa la vende di vostro, perciò amico, poche lo dico, alza le mani e tieni tempo come facci. Sulle mani! Meno costruttore, l'avvocato e l'ingegnere, la principessa regnante o maresciallo, e c'è una letterina, o campione capellina, o cantante, l'attore, l'attrice per recità, questa bolla caccia bene, perché la gente è sempre allena, sulla menta qui dovrebbe mai ringraziare, e dedicando questa canzone al suo scudizio cantatore, tutto quanto coppetava la mano, tutti insieme mi invito. Perché c'è Guido, a tutto mondo è la gente affacciata per il tuo vaso, perciò amico, o te lo dico, alza le mani e che il tempo come passi. Sulle mani, sulle mani, ragazzi, buonanotte. Mo ci vediamo l'anno prossimo. Tutti insieme, mi fido, perché c'è Guido. A tutto mondo vera c'è da fascia da merigoso, perciò amico, ma te lo dico, alza le mani e tieni il tempo. Ragazzi, un applauso a Josué, il nostro batterista. Ma... Josué, sulle mani. Un applauso al più giovane della band. Cosa canta? Come mette che viene padre. Della gatta, ragazzi, l'applauso. Un applauso al best man. Chiama Giovanni. Ora vi corso giù, vai. Ragazzi, a chi fa gli arrangiamenti? Daniele Francese. D'Italia.
che c'è Guido, ha tutto una bella accenda, faccia da verde, rosa, perciò amico, mo te lo dico, alza le mani e tieni il tempo come baci, alza le mani e tieni il tempo come baci, alza le mani. Non mi vedo inquadrato, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, Napoli! E allora torniamo fra qualche istante per parlare di calcio con le ultimissime. Lo show di De Laurentiis scatenato in Chi non salta Juventino, poi si esibisce in un brano rap. Insomma, parleremo di mercato, le ultimissime, qui da Di Maro, non ve ne andate, pubblicità! Più buoni e più vostri. A Sfugliatella Bar conquista la Champion e fa gol con pasticci e fornelli. Da 20 anni leader dell'export online dei prodotti di pasticceria tipici napoletani, artigiani nel mondo, protagonisti assoluti dal dolce al salato. A Sfugliatella, con la new entry del catering, è pronta a scendere in campo a casa vostra. Buffet per feste, friggitorie e pizza alla pala con i top player della professionalità, ingredienti ad alta e garantita digeribilità. A Sfugliatella, pasticci e fornelli, più grandi, più buoni, più vostri e più belli. Il marchio SNAI è da sempre sinonimo di scommessa. Se ti piace puntare sulla fortuna, nei punti SNAI della Campania trovi il paradiso dei giochi. I punti SNAI vantano soluzioni tecnologiche all'avanguardia e offrono al cliente un nuovo concetto di agenzia di scommesse. Dinamico, veloce, giovane e interattivo. Scommesse, sala slot, locali accoglienti, gestiti con esperienza e professionalità. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Thank you.
allora buonasera ancora da Di Maro, siamo qui con tutti quelli che sono rimasti naturalmente dopo questo grande concerto. Marica, è stato strepitoso oggi Guido Lembo. Sì, bravissimo, poi ha invogliato veramente il pubblico a ballare, il pubblico ha reagito bene, e quindi insomma una bellissima serata, non fa né freddo né caldo, quindi si sta bene, una bella temperatura e tutta la gente ha risposto veramente molto bene alle note di Guido Lembo, belle canzoni tutte all'insegna della napoletanità, quindi... Grandissimo, non facciamo confusione. Ragazzi, come al solito. Allora, Antonello, anche il presidente si è scatenato. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, è stata una serata bellissima all'insegna della musica, ma anche del coinvolgimento dei tanti tifosi che sono qui presenti a Di Maro. È un repertorio musicale veramente straordinario quello che Guido Lembo, la sua band, ci ha fatto godere questa sera qui a Di Maro, quindi serata bellissima. Si continua questo ritiro veramente, ogni sera c'è veramente una cosa bella, ecco, c'è un'atmosfera, una cordialità che ogni sera viene rinsaldata anche da questi eventi sicuramente. Allora, possiamo dare un po' di spazio anche ai telefoni da casa, agli amici che ci chiamano, che gli sms, fra un po' Marica, fra qualche minuto girerà tra i tifosi qui, tra che stanno assistito al concerto di Guido Lembo, insomma avremo ancora un po' di tempo per parlare perché la notizia del giorno ce l'ha data il Corriere dello Sport.it, confermata da calcionapoli.campania, cioè Calcio Napoli 24, chiedo scusa, che il Napoli si è fiondato su Xavi Garcia, visto che il City deve cederlo, e questo significa che il Napoli sta cercando in tutti i modi di accaparrarsi un top player, un grande centrocampista. Chiaramente sembra che non sarebbe nemmeno l'unica mossa questa dei De Laurentiis. Marica. Sì, è vero, siamo sulla pista di Xavi Garcia, un bel giocatore soprattutto perché è completo, un giocatore che dà equilibrio a centrocampo, che comunque è in grado di fare sia la fase mediana sia quella difensiva. Non è l'unica pista perché comunque c'è anche Mario Suarez che piace molto anche a De Laurentiis, sembra che le trattative anche lì siano andate bene fino a un certo punto, quindi anche perché si mette in gioco anche la situazione di Berami che piace molto al capitano dell'Atletico Madrid, quindi all'allenatore Simeone, che vorrebbe magari in questo senso cercare di trattare con il Napoli. Un giocatore completo anche Mario Suarez, sa fare la fase appunto di mediano e difensiva, però nello stesso tempo sa equilibrare l'energia a centrocampo, ha un buon senso di gioco, un buon senso della posizione, e quindi potrebbe essere una delle alternative probabili alla pista ormai Kramer che sembra ormai abbandonata, perché il Bayer Leverkusen sembra aver rinnovato il contratto con il giocatore. Tu che dici invece, Antonello? Il giocatore non si discute sicuramente, è chiaro che il City, avendo già in organico giocatori come Fernando, Fernandinho e Yaya Touré, potrebbe decidere eventualmente di privarsi di questo di questo ulteriore centrocampista, e sicuramente è un top player per il centrocampo ed è lì che il Napoli certamente dovrà fare il salto di qualità per innalzare il livello tecnico della rosa. Giocatore che bravo nella fase di impostazione, altrettanto nella fase di non possesso, e diciamo caratteristica non da poco, fisicamente molto, molto possente, giocatore alto 1,87 m, quindi nella, come dire, nella logica della fisicità che è tanto importante nelle gare internazionali, se il giocatore dovesse arrivare a Napoli sarebbe veramente un grandissimo colpaccio. Poi Angelo, volevo aggiungere che per quanto riguarda Xavi Garcia verrebbe in prestito al Napoli, per cui l'alternativa a Mario Suarez, che invece costa 15 milioni di euro, sarebbe buono prenderli tutti e due, insomma paghi, paghi uno e prendi due in questo caso, quindi potrebbero veramente compensarsi a centrocampo e quindi veramente rinforzare alla grande la mediana. Intanto ci ha raggiunto il collega Pino Taormina del Mattino, ha finito ora di scrivere. Ciao Pino. Buonasera a tutti. Buonanotte. E allora quasi. Ci sono delle novità? No, nessuna, dipende, a cosa siamo rimasti? Siamo rimasti che ancora il Napoli sta... Nessuna novità. C'è ancora finché il presidente è qua vuol dire che non si muove ancora nulla. Non c'è da Milano però. Andiamo al telefono, c'è un telespettatore da casa, pronto? Pronto. Eccoci, allora. Senti? Sì, ti sento, buonasera.
Buonasera, sono Enzo da Napoli. Ciao Enzo. Senti, ciao, mi confronto con la trasmissione e poi voglio fare un caloroso abbraccio a un mio grande amico Tony Faiello. Tony Faiello, sì. Senta, io ti voglio dire una cosa riguardando, diciamo, un po' di quello che si parla del calcio del cazzo, ma io va bene tutto questo che ho visto, ho stato la diretta, la festa, di Dolengo, è stato carino. Ma voglio capire, ma perché non si acquista mai un vero top player nel momento che serve al Napoli, come due anni fa che non si è fatto un acquisto? Allora tu non senti Benitez, non senti quello che ti stanno spiegando. Chi c'ha questi top player? In questo momento se li tiene o li cede a prezzi esorbitanti, perché sanno che il Napoli, naturalmente nel caso del Napoli, ha il denaro liquido. Adesso bisogna cercare di individuare bene chi è questo top player, perché qua non possiamo buttare i soldi, qua non possiamo spendere, secondo me, i soldi inutilmente. Allora, abbiamo questi denari, spendiamoli bene. E ti posso assicurare che la società, non voglio difendere l'indifendibile, ma stanno operando sul mercato, stanno operando. Non riusciamo però a prendere il giocatore che individuiamo. Io penso che tutto succederà, basta che noi faremo per il campo. Se Napoli passerà in Coppa dei Campioni, penso che diverrà un buon giocatore, ma io penso che se Napoli non passa il turno, secondo me andiamo avanti con questa squadra qua che per me è impossibile che il Napoli non passa il turno, è impossibile che il Napoli non passa il turno. La grande tifoso, spero di sì. Però penso che che pensi? Io penso che le squadre si formano già in questo momento qua. Vabbè, le stiamo formando, stiamo cercando di formarle. Del resto non è che sono questi grandi movimenti in Italia di grossissimi acquisti. Fatto salvo un po' di due della Roma, però insomma, lasciamo il tempo al Napoli di operare e poi valuteremo l'organico e discuteremo. Grazie. Io credo alle parole, ti do un abbraccio che comprende la trasmissione. Grazie, ciao. grazie. Allora, credo alle parole del presidente, l'abbiamo parlato ieri, di Benitez, che è la nostra garanzia. Benitez viene qui per fare una brutta figura. Non so, Pino. Ma anche lo stesso presidente, perché dovrebbe fare una brutta figura? Il presidente sa quanto è importante fare una squadra forte, perché con una squadra forte torna in Champions, con una squadra forte lotta per il vertice e quindi è tra le prime squadre in Italia e in Europa. È chiaro che anche l'interesse del presidente è di spendere bene quello che c'è in cassa. In cassa c'è un po' di soldi, c'è sicuramente roba da spendere. Il Napoli per tradizione non accumula figurine, ma prende giocatori funzionali e ne sta cercando uno, forse anche due, sulla mediana per completare quello che è un settore del campo che è fondamentale per il 4-2-3-1 di Benitez. Sentiamo i messaggi. Non si riesce a capire, certi tifosi contestano un presidente come Aaron Renz che questa sera ci ha regalato 2 ore di napoletanità. Inoltre grazie a TV Luna, Tizzano, Paolino, Danola. La Vezia a Napoli, perché no? Dice Antonio Falanga. E ancora, quando facciamo uno stadio nuovo? Dice Amedeo di Materdei. Uno stadio nuovo. Qua dobbiamo fare la squadra nuova, lo stadio nuovo, dobbiamo fare anche... Ma forse anche un po' la città dobbiamo farla. La città nuova. Forse certo, prima certo. Dello stadio c'è qualcosa da fare... Se vinciamo, Marica, città. Fa lo spogliarello. Ancora spogliarello. Ancora. Ragazzi, è quasi mezzanotte, fate i bravi. E ancora, buonasera, vorrei chiedere a voi se al presidente, se il Napoli si fosse trovato senza allenatore, il signor Conte libero, lo avrebbe ingaggiato? Un parrucchino a Napoli? Oh, non ci interessa. Antonello? No, non credo. Non credo. E allora, ancora messaggi, diamo fiducia al presidente Marica, saluta Giancarlo della sala regia di Pompei. La sala regia. E che c'è? La sala salutiamo. Regia. La sala regia di Pompei, ma che il santuario c'ha la televisione? Ma a noi interessa vincere lo scudetto, non fare bella figura in Champions. Nello da Roccarainola. E ancora, mentre il presidente balla e canta, la Roma compra Story. Vabbè. Siamo stufi di partecipare. Vabbè. Ma Story non l'ha voluto il Napoli. Guardate, ciao l'anno Angelo. L'anno scorso Benitez non volle a Story perché giustamente ha intese rivalutare Fernandez, che è il difensore titolare della nazionale argentina. E mi sembra che con questa operazione il Napoli ha risparmiato un investimento importante, cioè ha risparmiato dei soldi che poi ha potuto utilizzare per acquistare altri giocatori. Antonello, quindi Fernandez mi sembra che poi sia un difensore che quest'anno abbia dimostrato anche il suo. Antonello, giustamente non lo so, perché per come si sono messe le cose spesso e volentieri in difesa, forse a Story qualche rimpianto nel corso dell'anno ma guarda, l'ho anche dato. Però ti dico, Pino, guarda, per il prezzo che chiedeva il Cagliari, il Napoli aveva in casa già un difensore come Fernandez. Sinceramente, andare a impegnare una cifra
così importante per un giocatore che comunque bravissimo ma senza alcuna esperienza internazionale. Io credo che il Napoli abbia fatto bene invece a puntare e valorizzare Fernandez, che era un giocatore già in casa e che peraltro mi pare che abbia fatto il mondiale ultimato poco la settimana scorsa con l'Argentina, quindi credo che tra i due confesso che non è che sia Fernandez proprio, si lascia preferire. Ti confesso che non è che sia proprio incantato da Fernandez. No, il tuo ragionamento è assolutamente comprensibile, però cioè io tra Astori e Fernandez avrei puntato che ci sia meglio di Fernandez, decisamente su Astori, però che ci sia meglio di Fernandez non v'è dubbio, ma penso che in quei giorni Benitez pensasse soprattutto che potesse arrivare qualcun altro. Astori, ma non ci dimentichiamo che c'era un presidente che era contrario al Napoli e si chiamava Cellino, questo presidente sempre contrario al Napoli, tra l'altro anche del sud. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo al telefono. Pronto? Pronto, mi ascolti, sente? Un po' di voce, prego. Salve, mi scusi. Allora, io volevo sapere una cosa da voi, ma attualmente per me il Napoli è indebolito rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo bisogno di giocatori importanti, non ci interessa la festa di Lembo, questo e quell'altro. A noi ci servono i campioni, se no lo scudetto qui non vinceremo mai. Perché la Roma viene e compra i giocatori. Ti chiami tu? Come ti chiami? Mario, la festa di Lembo che c'entra? La festa di Lembo con Napoli? La festa di Lembo sta qua, il Napoli lo compra o non lo compra? La festa di Lembo è un momento di goleantico. Noi queste feste qua, noi siamo stufi, noi dobbiamo fare una festa, quella per lo scudetto, e quindi prendiamo giocatori, prendiamo Immobile. Ma c'è ancora tempo! Ma è finita la campagna acquisti? Non mi fa arrabbiare Mario, ti prego, mica è finita la campagna acquisti! Stiamo trattando un top player, ma li senti le voci dei giornali, ma li leggete i giornali? Io non lo so. Vabbè, ma i tifosi sono impazienti, dovrebbero adesso già tutti, proprio un anno fa credo di questi tempi fu preso Higuain il 23 luglio dell'anno scorso, sbaglio, e non fu sbagliato, il tifoso va capito, vorrebbe avere dei giocatori subito. Se andiamo a dire c'è la festa di Guido Lembo, che ce ne importa, mi sembra altro discorso. Il tifoso è normale che voglia una squadra la festa di Guido Lembo fatta non c'entra niente col mercato 11 del titolari e più altri 11 in panchina, è normale. Noi stasera abbiamo voluto regalare questo momento musicale, primo per rispetto a Guido Lembo, secondo perché ci sembrava giusto dare anche spazio a tutti quelli che volevano votare questa serata, e poi parliamo di calcio. Allora, Marica fra un attimo va dentro la torsida per sentire il parere dei tifosi, giustamente. Esatto. Noi mandiamo l'ultimo blocco pubblicitario, 3 minuti, e poi Marica tra i tifosi. Non mollate TV Luna. Pubblicità. Allora, TV. Sfugliatella Bar Pasticceria, con produzione propria, nasce 20 anni fa come export online di prodotti di pasticceria tipici napoletani nella zona del quartiere Vasto, Piazza Nazionale. Negli anni a Sfugliatella Bar Pasticceria si evolve e si stabilisce come attività in via nazionale, producendo nei propri laboratori dal dolce al salato.
buffet per feste, ultimo arrivato il catering, che con la nuova apertura si allarga come nuova attività legata all'alta gastronomia, friggitoria e pizza alla pala, con nuove professionalità e prodotti ad alta digeribilità come la pizza stessa, con lievitazione dalle 48 alle 72 ore. Un mondo di gusto e bontà, col nome di Asfugliatella Pasticci e Fornelli. Se credi di avere la fortuna dalla tua parte, prova a vincere con le scommesse. I punti SNAI in Campania sono pronti a farti giocare. I punti SNAI non sono agenzie di scommesse, ma punti di aggregazione sociale dotati di tutti i comfort e con apparecchiature all'avanguardia. La tecnologia più raffinata e sorprendente per vincere a tutto campo. La chance di diventare protagonista sotto rete negli esclusivi e funzionali ambienti di sale slot e aree per scommesse sportive sui più importanti campionati di calcio nel mondo, le corse in programma per l'ippica nazionale e internazionale. Le gare di moto, i gran premi automobilistici, rally e le competizioni speciali fra quattro ruote, i vibranti match di basket e tennis, le magie del tavolo verde tra bingo, poker, casinò e altre infinite, avvincenti sfide sportive. In più potrai puntare sul totocalcio, le slot machine, utilizzare i terminali self-service per le scommesse online. Sugli schermi potrai seguire gli eventi sportivi alle dirette TV con gli ippodromi, i campi, le piste, i circuiti e gli stadi di tutto il mondo. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Eccoci nuovamente collegati con Di Maro, siamo i tifosi che sono voluti rimanere qui per andare in diretta, c'è Marica Fruscio tra loro, a te Marica. Sì, allora sono qui vicino a una signora, Angelo, che se no ci dice anche il suo nome e cognome, arriva da Napoli, giusto? Carmela Iovane. Carmela? Allora, Carmela, cosa pensi di questo concerto di Guido Lembo? Cosa è servito per... qual è il messaggio che ti ha dato questo concerto? Vabbè, di avvicinare di più la gente, più essere più sereni, più... rilassarci un attimo, no? Da queste continue pressioni. Allora, invece la cosa importante che volevi dire, che è un argomento, un tema importante, insomma, un tema fondamentale per quanto riguarda i tifosi diversamente abili allo stadio. Se il presidente gentilmente aggiusterebbe un po' il settore, perché quando piove è disastrato. Eppure un'altra cosa, perché hanno messo una regola, non so perché, i disabili possono andare allo stadio ogni tre partite in casa. E quindi vorresti chiedere qualcosa al presidente, quindi che praticamente sistemi questa parte dedicata ai diversamente abili e poi una frequenza maggiore. Domanda al presidente proprio sulla questione dei disabili? No. Allora non si deve occupare. A dirgli non ha guardato TV Luna. Io ho chiesto proprio di mettere una regola perché i disabili, praticamente quelli più bravi, si prendono la prenotazione subito alle 9:10 è già finito. Sì, perché alle 9:05 tutti puntati là, boom, chi è più bravo. Allora chi è disabile sulle mani, c'ha delle difficoltà, se lo devi far fare, non riesce mai. Allora facciamo, ho detto, una rotazione, chi lo prende, non lo prende per altre quattro partite. Insomma, Cassano mi ha detto, Gigi Cassano mi ha detto che stanno lavorando su questo, l'ha detto anche Formisano. I disabili meritano rispetto e il Napoli rispetterà i disabili. Allora signora, godiamoci l'applauso. Allora signora, chi vuole salutare? Approfitti pure delle telecamere di TV Luna per... Se volete abbiamo la parte interessata della conferenza. Allora facciamolo sentire alla signora. Ok, perfetto. Questa parte qui proprio. Grazie Peppe di questo contributo, perché i disabili meritano rispetto. Vediamo.
La facciamo. Ma il Napoli glielo dà, però, tra l'altro, perché sentirete una risposta che hanno detto, hanno spiegato bene come funzionano le cose. Ascoltate bene la mia domanda e sentite la risposta di Formisano proprio sui disabili. Tra l'altro io ho parlato anche degli abbonamenti che si rubano. Uno perde l'abbonamento e non può più avere l'abbonamento e il ladro va allo stadio. Ma scherziamo, nel 2000 quando ci sono le bande magnetiche ti annullano il pass e te danno un altro. E arriva il ladro e dice no, guarda, mi spiace, l'abbonamento è rubato. Però anche qui stanno lavorando. Vediamo il contributo. Angelo Pompameo, TV Luna, buongiorno. Premesso che cogliamo con grande favore il mantenimento dei prezzi, questo è importante in questo momento, le volevo porre due domande. La prima, per la questione dei furti. Molti nostri tifosi, molti vostri clienti, lamentano il furto di questo abbonamento spesso o la perdita. Questo fatto che si può inserire l'abbonamento su questa carta prevede quindi l'eventuale blocco di questa carta stessa e quindi a un duplicato eventuale per il vostro cliente, i nostri tifosi. Questo potrebbe essere importante perché questo è uno dei problemi maggiormente accostati all'abbonamento durante l'anno. E poi un'altra domanda da fare: che cosa avete pensato per i portatori di handicap? Perché ci arrivano molte segnalazioni che voi aprite il computer per dare la possibilità di comprare il biglietto singolo ogni domenica, ma quasi sempre sono sempre gli stessi, più veloci, evidentemente meglio normodotati, che riescono a prendere la prelazione sul computer, ma mentre ci sono altri handicappati che non ci riescono e ci chiedono, non sarebbe giusto fare una rotazione? Per esempio, chi ha preso una settimana il biglietto non lo può prendere la seconda settimana o la terza, o ne può prendere uno al mese. Questa è una segnalazione che in qualche modo ci era già arrivata e noi già per la stagione che si è conclusa a maggio abbiamo introdotto un criterio di rotazione. Quindi intanto abbiamo voluto già da alcuni anni introdurre la possibilità di prenotare il posto all'interno della tribuna dedicata ai diversamente abili. Ricordo che il prezzo del posto dedicato ai diversamente abili è zero, c'è un biglietto simbolico per l'accompagnatore del costo di 5 euro. E dicevo, quindi noi già da alcuni mesi, credo da ottobre-novembre, quindi appena iniziato il campionato, abbiamo introdotto un criterio tale per cui ogni persona può accreditarsi al massimo per due partite consecutive e poi ha un turno di sospensione di 3 o 4 gare, ora non ricordo esattamente, però è descritto dettagliatamente nel nostro sito internet, quindi una procedura di massima trasparenza. Poi è ovvio che se il settore fosse più grande ci sarebbe la possibilità di accontentare più persone, però questo è un vincolo di carattere strutturale che noi non siamo in grado al momento di rimuovere. Con riferimento al tema dei furti, noi abbiamo... Va bene, va bene. Siamo andati dunque a sentire questa questione che è molto delicata, Marica. Allora, sì. Sentiamo che cosa... La signora comunque vuole fare una precisazione? Sì, perché quando ci stanno le partite, quelle più... importanti? Come si... No, meno importanti. Siamo sempre gli stessi con gli stessi disabili. Quando ci sta la Juve, il Milan, l'Inter, si vedono persone che non si sono mai viste. E allora ci sono disabili di Serie A, di Serie B? Penso disabili. Proprio di sì. Perché se uno è un tifoso... Bisognerebbe ampliare un po'. Vabbè, ma io confido in Gigi Cassano, quindi per me la garanzia assoluta, e lo dico, è un grande professionista ed è il responsabile della biglietteria del Calcio Napoli, io gli faccio un in bocca al lupo per quest'anno, perché ne ha bisogno, e il nostro applauso a Di Maro a Gigi Cassano, che è un ottimo dirigente, un ottimo funzionario, e si prenderà carico e cura di questa vertenza, sono convinto, perché è un ragazzo giusto. Ci seguo Gigi, non so che ci sei, ma Gigi è un caro amico. Ecco Angelo, allora mi trovo vicino ad altri due tifosi. Vai. Che hanno visto il concerto anche loro, quindi come vi è sembrato questo concerto e il significato di questo concerto? Diciamo che è stata sicuramente è stato un bellissimo spettacolo. Più che altro mi chiedo se mai Di Maro, i cittadini di Di Maro, abbiano mai visto uno spettacolo così bello. E un presidente sempre più showman, che fa sempre più da protagonista, però diciamo in un altro senso e non davvero diciamo da presidente, quindi con gli acquisti. Ma non è bello che un presidente si mette in mezzo a noi, scherza, ride in una serata che è dedicata soprattutto a unire le persone, anche perché qui ci sono famiglie che magari la sera mangiano e poi si trovano senza far niente, quindi questo è un momento di ritrovo. Sì, è stato molto bello e si è sentito anche molto il calore dei tifosi, visto un presidente come si è comportato.
e non è la prima volta che si comporta così, quindi merita molto di più il nostro presidente, anche se molti lo discutono. Anche perché ricordiamo, anzi lo ricordo a tutti i nostri presenti, che è l'unico presidente in ritiro con la squadra, cioè gli altri presidenti non seguono le squadre in ritiro, per cui dovremmo essere, non dico più o meno orgogliosi, ma comunque contenti che abbiamo un presidente che segue la squadra, insomma, e si mette a disposizione anche dei tifosi, anche in maniera simpatica, perché no, anche un presidente che scherza, penso che tutto sommato non ci faccia così tanto, diciamo, dispiacere. Sicuramente, fa molto cinema però, diciamo che preferisco vedere più gli acquisti che... Ecco, riguardo agli acquisti, cosa secondo te dovremmo comprare alla luce dei nomi nuovi che sono usciti, quindi Garcia piuttosto che Suarez? Allora, per quanto riguarda i nomi, se ne fanno diciamo 200.000, quello che ci serve è sicuramente un centrocampista, che sia Kramer o Xavi Garcia o Xabi Alonso, io diciamo sono l'ultima persona che dovrebbe saperlo e sarà Benitez a decidere, però spero che verrà acquistato ciò che vorrà Benitez. Piena fiducia in Benitez allora? Sicuramente. Ok, grazie. Benissimo, c'era un altro velocemente perché siamo in chiusura, abbiamo l'ultima telefonata e poi il ricordo di Ciro Esposito. Chi vuole? Loro volevano dire qualcosa? No, allora nessuno vuole parlare, benissimo, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Pronto, buonasera, sono Mario da Roma, tifoso del Mario Napoli. Da Roma, vai. Senta, volevo farle una domanda tecnica. Sì. Secondo voi, oltre ai due centrocampisti, è opportuno comprare anche un terzino di fascia, magari destra, perché sembrerebbe che maggio non rinnovi? Cioè, beh, lì potremmo avere anche Zuniga lì. Ti rispondiamo, grazie. Oltre ai due centrocampisti, anche un terzino destro, Gianetti. Ma guarda, cioè, a destra possono giocare Mesto, Zuniga e anche Enrique, che abbiamo visto lo scorso stagione disimpegnarsi benissimo su quella corsia. Quindi non lo so, io credo che in questo momento non sia una priorità. Però loro ci avevano pensato, eh? Sì, all'inizio sembrava di sì, perché probabilmente l'hanno preso, nel senso che hanno trattato anche piuttosto seriamente Yamaha. Sì, però poi credo che in questo momento non sia una priorità. Poi certo, è chiaro, bisogna valutare il discorso legato a Cristian Maggio, però comunque ci sono tre giocatori che possono giocare su quella corsia di destra: Mesto, Zuniga ed Enrique, quindi credo che a destra proprio no. Ma anche perché nella conferenza è stato un punto fondamentale il recupero dei campioni che già abbiamo in casa, quindi il recupero e la volontà di far giocare anche chi probabilmente ha avuto anche meno spazio, quindi Gian Domenico Mesto che viene Marica, fuori. Ma non, da un... non dare mai per orologolato quello che dicono nelle conferenze, eh? Cioè a volte dicono una cosa, beh, ma io devo riportare quello che sento perché cioè, sai. Certo. va bene ragazzi, a questo punto noi avremmo dovuto mandare l'inno, però stasera non è cosa mandare l'inno perché stasera è il 30° appunto della scomparsa di Ciro Esposito. Aspetta un attimo, c'è uno che, se io sto facendo il finale, mi sto impegnando, mi vuole dire una cosa. Vieni qua, dimmi. No, proprio perché sa... Ma ti sento, non ti preoccupare. Proprio perché stai parlando di Ciro, la mia domanda era attinente alla che volevo fare, ho chiamato Marica, non ci sono riuscito. Io sono passato 2 ore prima da quel posto, maledetto, stavo con lui, i miei figli. Ah, da Roma, vieni vicino a me, non ti muovere, sì, però, aspetta, mandiamo al manicomio in camera. Ecco. Sono passato da quel posto maledetto. Dammi, dammi il microfono a me. Sì. 2 ore prima non avevamo avvertito che c'era quel tipo di pericolo. Ho avuto paura dopo la partita, perché ricordando questo, che voglio dire? I giorni dopo l'accaduto c'è stato un avvicinamento dei tifosi della Lazio, con la mia età, sì, dei tifosi della Lazio che hanno offerto praticamente l'alloggio alla mamma. Poi sono arrivati i ragazzi delle curve e hanno detto ce ne occupiamo noi. No, d'accordo. Però c'era stato un momento dove, ecco, probabilmente si poteva combinare qualcosa di molto importante. In che senso? E c'era, praticamente, si era avvicinata una tifoseria ostile. Impossibile. Come no? Ma è impossibile questa storia che mi dici. Perché, scusami? E te lo dico io appartengo, ho appartenuto per no, il passato, lo so, e questa è una cosa impossibile. Perché con i laziali... Niente da fare, i romani e i laziali per i tifosi del Napoli... No!
non appartengono, esatto. Purtroppo non si può fare. No, hanno fatto un bel gesto, no, perché nel mondo ultra esiste questo gesto, ma finisce lì. Sì, no, ma io non parlo di loro, io parlo di organizzarsi a livello di ministeriale, a livello di personaggi importanti. In quel momento lì si poteva organizzare, appunto, assieme ai capo ultra, qualcosa di importante. È impossibile, no, no. È impossibile. E guarda, allora, io devo andare allo stadio e devo andare con la paura, cioè io sono tifoso questa è una conseguenza. Io sono tifoso da sempre e mi sembra strano che non si possa fare niente, proprio entrando in me nel merito. Non possiamo entrare nel merito noi, perché non possiamo entrare nel merito, perché è tutto un mondo loro, gestiscono loro. Ma contro gli ultra, ma gli ultra sì, ma adesso stiamo aprendo una polemica, guarda, inutile. Per cortesia, guarda. È una polemica inutile. Noi adesso in questo momento dobbiamo, lo so, però lasciamo un attimo, lasciamo ai ragazzi delle curve di decidere le loro amicizie, le cose. Non ci possiamo proprio entrare, però ti posso dire, non insistere, che non potrà mai essere che i tifosi del Napoli delle curve possano stringere anche un rispetto, un'amicizia dello stadio con quelli della Lazio e con quelli della Roma. Ma non c'entra, è un'altra discussione questa. Allora fammi fare il finale, per cortesia, parliamo dopo. Ciro Esposito, la piazza, noi abbiamo voluto dedicare a lui questa trasmissione, questa scritta Piazza Ciro Esposito è la piazza di Di Marra, non si dispiacesse nessuno, noi ci sentiamo così di aver fatto. Non entriamo nei meriti di una vicenda pazzesca che vede Napoli ancora una volta al centro dell'attenzione, ma questa volta dopo averlo subito. Ti prego, sto lavorando, grazie. Ciro Esposito, noi lo abbiamo ricordato così, col silenzio. Dovevamo mandare l'inno, non lo facciamo, per rispetto a lui, perché, ripeto, è il 30° della sua morte. Ciao Antonello, grazie per essere stato con noi. Ciao Marica. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao Pino. Buonanotte a tutti. Vi lascio con quello che Thaisi Araio raccontò il giorno della morte di Ciro Esposito. Buonanotte. Non è stata solo una cerimonia funebre, perché il rito religioso ben presto è diventato un luogo ed accorato appello a dire no alla violenza. A dare l'ultimo saluto a Ciro Esposito, il giovane tifoso azzurro morto dopo circa 52 giorni di agonie, è sceso in piazza non solo l'intero rione di Scampia, ma sono giunte diverse delegazioni di tifosi da ogni città d'Italia per dire che non si può morire per una partita di calcio. Ciro Esposito è stato ferito il 3 maggio scorso da un proiettile esploso a Roma poco prima dell'inizio della finale di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina. È stata la mamma di Ciro, Antonella Liardo, che è stata sempre accanto al figlio in queste lunghissime settimane di dolore, a chiedere ancora una volta che non ci sia più violenza nello sport, affinché questa morte non sia dunque un sacrificio inutile. Un appello rilanciato con forza anche dalla fidanzata, Simona. Ciro era ragazzo, non un ultra. Il suo era un tifo pulito, ha detto, non sorretto dalla violenza, sotterrate la violenza. Una famiglia, quella della vittima, che ha saputo dare nel dolore una prova di grande dignità, con la madre della vittima, come evidenziato durante la cerimonia funebre il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha avuto forza in questa Italia scorretta, in questa Italia dove i valori si sono persi totalmente. Appelli che non sono caduti nel vuoto sul volto dei tantissimi tifosi, ieri giunti a Scampia, quartiere all'estrema periferia della città, si leggeva la rabbia, tanta emozione, ma non c'è stato alcun atto sconsiderato. In piazza si è visto anche Gennaro De Tommaso, il tifoso del Napoli, noto come Jenny Acarogna, che la sera della finale di Coppa Italia era a capo della curva all'Olimpico. Tutto ha funzionato bene anche grazie all'impegno delle forze dell'ordine e dell'organizzazione di volontariato, ma tutti ieri hanno chiesto a gran voce che venga fatta giustizia. Toccanti anche le parole di Don Aniello Manganiello, che per lunghi anni è stato parroco nella chiesa del vicino rione Don Guanella, mentre il cantante Nino D'Angelo ha intonato con la voce rotta dall'emozione il suo inno per il Napoli, accompagnato dai tifosi. Ciao Ciro. Questo programma è stato offerto da...